Ai domiciliari un dirigente dei Vigili del Fuoco rilasciava il CPI senza i requisiti, tecnici e imprenditori indagati. E nell'indagine della Procura rientra il sequestro del Teatro Guglielmi, guidi, ci costituiremo parte civile. Rubate le scarpe rosse fuori dal carcere di Pontremoli, erano state messe in mostra contro il femminicidio. Biblioteca di massa, pochi spazi per Alternativa Civica che propone di creare un presidio culturale della città. Alla scuola d'infanzia di Viale Stazioni inaugurata l'aula psicomotoria col contributo della Fondazione Marmo. Torna al cinema Bruno Cantoni, allo Splendor il suo ultimo film in dialetto. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione curata da Antenna 3. Apriamo il telegiornale con la notizia degli arresti domiciliari per un dirigente dei Vigili del Fuoco. Negli anni ha rilasciato a ditte e strutture comunali il certificato prevenzione incendi senza i requisiti. Nell'indagine della Procura, il Teatro Guglielmi, la ditta Costa e lo stadio di Carrara. Ma ci spiega meglio in questo primo servizio Benedetta Bianchi. Certificati di prevenzione incendi rilasciati in assenza dei requisiti necessari a note attività industriali e enti pubblici, con le accuse di concussione, corruzione, falsità materiale e ideologica e abuso d'ufficio, il funzionario dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Marco Frittella, è finito agli arresti domiciliari. Il corpo dei Vigili del Fuoco è un corpo assolutamente sano. Purtroppo, come può succedere in tutti i corpi, in tutti i campi, una persona non si comportava nella maniera corretta e leale, così come avrebbe dovuto. E una volta venuto fuori il comportamento scorretto, illegale di questo signore, si è fatto tutta una serie di accertamenti che hanno per l'appunto evidenziato come non solo in quelli che abbiamo detto noi, ma anche in altri casi vi sono state delle gravi e pesanti illegalità. L'indagine FIRE, coordinata dal sostituto procuratore Alessia Jacopini e portata avanti dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Massa in collaborazione con il NORM, è partita a seguito dell'incendio che distrusse parte della ditta Costa di Albiano Magra il 31 luglio 2016. Dei successivi sopralluoghi del nucleo operativo ecologico di Firenze e dei Vigili del Fuoco emersero carenze agli impianti di spegnimento e inadempienze strutturali, a rischio della sicurezza pubblica, tanto da imporre il sequestro delle attività di smaltimento rifiuti. Da lì la Procura ha deciso di approfondire il rilascio delle pratiche trovando un filo conduttore e oltre alla Costa il CPI è stato concesso troppo facilmente anche per il Teatro Guglielmi ancora sotto sequestro e lo stadio di Carrara. Dunque le indagini sono state avviate a seguito di un grosso incendio che ha interessato un'azienda che opera nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti. A seguito di questa attività si è scoperto che operava con il rilascio di una documentazione che non era in linea con la normativa vigente in materia di sicurezza. Da lì sono stati fatti dei controlli anche su altri impianti ai quali era stato sempre rilasciato il certificato prevenzione incendi da questo funzionario e si sono scoperte delle gravi carenze. Frittella, funzionario istruttore incaricato del rilascio del CPI, istruiva pratiche amministrative, eseguiva sopralluoghi e rilasciava le certificazioni, talvolta viziate nella forma e nella sostanza in assenza dei requisiti. In cambio riceveva favori e in due casi sono stati assunti due familiari. Nell'indagine ancora in corso sono coinvolte in tutto 6 persone tra imprenditori e tecnici. I carabinieri hanno preso in esame il periodo tra marzo 2013 e marzo 2017, raccogliendo testimonianze con attività tecniche e il sequestro di materiale informatico e cartaceo. E come detto, l'indagine riguarda anche il Teatro Guglielmi di Massa, sequestrato a dicembre 2017. Il Comune di Massa pronto a costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento danni. Ancora Benedetta Bianchi. Laddove emergessero responsabilità penali e reati accertati per i lavori pregressi al Teatro Guglielmi, il Comune di Massa si costituirà parte civile. A dichiararlo è Marco Guidi, assessore ai lavori pubblici, a seguito della misura cautelare nei confronti del funzionario dei Vigili del Fuoco, emesso dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara. Indagine sui certificati prevenzione incendi rilasciati con leggerezza o senza la documentazione necessaria, che ha coinvolto anche il principale teatro di Massa,
casa sequestrato dalla fine del dicembre 2017, proprio per una serie di mancanze relative alle norme di sicurezza a danno della pubblica incolumità. E per risolvere le oltre 100 prescrizioni, l'amministrazione comunale ha presentato un progetto, attualmente al vaglio dei vigili del fuoco e il cui parere è atteso per i primi giorni di dicembre. Quella procedura va avanti regolarmente, assicura Guidi, precisando che gli attuali progetti per gli interventi programmati nel 2019 sono totalmente estranei all'indagine, che non andrà a inficiare quei lavori. Confidiamo che l'operato della magistratura porterà chiarezza nella vicenda del teatro, conclude l'assessore. Il Guglielmi è una ferita aperta per la città e siamo pronti a chiedere un risarcimento per il danno, che è stato anche un danno all'immagine. C'è purtroppo una vittima tra le 4 persone rimaste coinvolte in un gravissimo incidente avvenuto questa mattina alle 8 sull'autostrada A12 tra i caselli di Sarzana e Carrara in direzione sud. Un sarzanese di circa 30 anni, dipendente di una ditta della Val di Magra, ha perso la vita nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per lunghi minuti per estrarre lui e gli altri 3 conducenti dei veicoli coinvolti dal groviglio di lamiere. A scontrarsi con violenza sono stati 2 camion, un furgone da lavoro e un'autovettura. La vittima, morta sul colpo, viaggiava sul furgone. Gli altri 3 feriti, un uomo e 2 donne, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del nuovo ospedale delle Acquane di Massa. E vista l'entità dell'incidente, la corsia sud è stata chiusa al traffico ed è stato fatto arrivare l'elicottero Drago da Genova per un eventuale trasporto di feriti. Senza documenti, inchiodato dalle impronte digitali, arrestato un pusher, è successo in Lunigiana, dove la polizia stradale ha fermato un marocchino di 27 anni. L'uomo era senza documenti e per questo gli investigatori della sezione di Massa hanno spulciato le banche dati e controllato le sue impronte digitali. A suo carico la Procura Generale di Firenze aveva spiccato neanche un mese fa un ordine di cattura per spaccio di stupefacenti commesso nel 2014, ma lui se ne andava in giro come se nulla fosse. Lo straniero, già arrestato in passato per lesioni, dapprima ha fatto il vago contando sul tempo trascorso da quel fatto, poi è però impallidito appena capito che la polstrada l'avrebbe condotto in carcere. Una coppia di 80enni di Carrara rimasta vittima della truffa telefonica del finto incidente, conosciuta come truffa della cauzione. Un uomo, spacciandosi al telefono come appartenente alle forze dell'ordine, ha fatto credere alla coppia di anziani che il figlio, alla guida della propria auto, aveva investito un bambino ed era stato portato in caserma. Il truffatore ha poi raccontato ai 2 anziani che per liberarlo era necessario pagare subito una cauzione di circa 10.000 euro. Inoltre ha chiesto di raccogliere tutti gli oggetti d'oro che avevano in casa e consegnarli ad un avvocato presentato come legale di fiducia nominato dal figlio. Ma quando il figlio è tornato a casa, i 2 hanno scoperto di essere stati truffati ed hanno sporto denunce ai carabinieri di Carrara, che ovviamente hanno avviato le indagini. Carcere di Pontremoli, rubate le scarpe rosse esposte dalle detenute contro il femminicidio. Tutti i dettagli nel servizio. Da Pontremoli arriva una notizia che lascia davvero senza parole e che crea sdegno e sconcerto. Le calzature, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, erano state messe in mostra all'ingresso dell'istituto penitenziario minorile di Pontremoli. Un'installazione con cui le detenute si sono schierate contro ogni forma di violenza di genere nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata che si celebra il 25 novembre. Ma il simbolo della lotta al femminicidio e della loro riscossa è sparito. Le calzature infatti sono state rubate, un gesto che ha suscitato scalpore e sdegno, ma non la resa tra le ospiti dell'istituto penale femminile per minorenni. La loro battaglia infatti in difesa della parità di genere continuerà dietro le sbarre nonostante l'atto insensato subito. Quel paio di scarpette rosse, messe all'ingresso del carcere, volevano testimoniare la voglia delle detenute di far sentire al mondo esterno anche la loro voce contro il femminicidio, quella forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico-psicologico fino ad una sorta di schiavitù, addirittura alla morte della donna.
Un grido che non è stato colto dal ladro che le ha portate via, neanche cartelli attorno alle scarpe con scritto "chi ti picchia non ti ama, chi ti ama ti rispetta" hanno fatto comprendere al malintenzionato il perché di quell'installazione, distogliendolo dall'idea del furto. Dentro le mura della prigione però non si perdono le speranze e si continua con l'attività di sensibilizzazione nei confronti di cause così importanti. Biblioteca Giampaoli inadeguata, pochi spazi per studiare, collegamento internet debole, disservizi e un patrimonio librario non del tutto disponibile. Alternativa Civica propone di ripartire da un vecchio progetto per rendere la biblioteca il centro culturale e sociale della città. Sentiamo. Alternativa Civica torna su un tema molto caro e più volte discusso anche durante l'ultima campagna elettorale, la Biblioteca Civica di Massa. Spazi inadeguati, i ragazzi non sanno dove sedersi e dove studiare, problemi di connessione alla rete, quindi disservizi per chi ha bisogno di utilizzare internet. Infine, non tutti i libri si trovano a portata di mano, molti sono dislocati tra magazzini e depositi e il patrimonio librario è in pericolo. Commenta Alternativa Civica, auspicando che anche la città di Massa sia pronta finalmente ad investire seriamente nella cultura, passando in primis dalla Biblioteca Civica. Abbiamo la possibilità di rendere la biblioteca un luogo diverso, al passo con i tempi, luogo di coesione sociale dove fare delle cose insieme, di avvicinamento alla lettura per chi non legge più o per chi non si è mai avvicinato, un luogo dove ci si avvicina alle nuove tecnologie, dove si organizzano corsi per tutti e di tutti i tipi, il dopo scuola. Continua Alternativa Civica che vorrebbe fare della biblioteca Stefano Giampaoli il presidio culturale fondamentale del centro città e della città intera, uno snodo delle politiche culturali del territorio, un luogo sociale. Esiste un vecchio progetto per l'ampliamento della biblioteca civica, risale ai tempi del Pius, era legato alla ristrutturazione di Palazzo Bourdillon, che oggi rimane una scatola vuota e prevedeva, oltre a nuovi spazi per la biblioteca civica, anche un grande auditorium. I soldi c'erano, ma il progetto non fu mai finanziato. Alternativa Civica propone di ripartire da quel progetto, reperendo i fondi necessari per apportare importanti migliorie, quali prolungamento dell'orario di apertura, aumento di posti nelle aule studio, stabile dotazione finanziaria per gli acquisti librari in cofinanziamento con la Regione Toscana, sfruttamento dell'area di Piazza Mercurio con postazioni e sedute fruibili in modo informale, l'apertura di un servizio prestiti a domicilio per anziani e disabili, creazione di una mediateca con film e musica e stipula di una convenzione per il recupero dell'ex Cinemaster da dedicare a eventi di Cineforum. Occorreranno tempo e soldi, ma se restiamo fermi non accadrà mai nulla, concludono da Alternativa Civica. E vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ne Parliamo dopo il TG. Vedo Laura Salvatore già pronta con l'ospite di questa sera, quindi andiamo a scoprire di chi si tratta. Buonasera, buonasera, sì, è tutto pronto dagli studi di Ne Parliamo dopo il TG, grazie per la linea dal telegiornale. Questa sera ci viene a trovare Eleonora Lama, assessore prevalentemente alla cultura. Assessore, buonasera, ma buonasera con tutta una serie di deleghe, perché cultura, sport, decoro, gemellaggi, arte, pari opportunità. Allora, dopo ne parleremo diffusamente di Vivi Amo Massa e del, insomma, del programma molto ricco che domenica presenterete, ma insomma un bel fardello sulle spalle. Sì, effettivamente confermo tutte le deleghe che lei mi ha ricordato, è un fardello che portiamo però con gioia, che porto con gioia e ci stiamo adoperando, siamo riusciti diciamo con la collaborazione degli uffici cultura, turismo e attività produttive a portare a casa questo primo risultato, che è un calendario che ci vede impegnati sul territorio fino al 30 di marzo del 2019. In domenica, poi dopo più tardi ne parleremo diffusamente, la giornata diciamo clou, che avviene con l'inaugurazione della stagione teatrale al Teatro dei Servi. Guglielmi è chiuso, è ancora chiuso, avete pensato di utilizzare evidentemente questo spazio.
Sì, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare questo spazio facendo anche degli interventi che lo rendessero adeguato alle ultime normative e ci sembrava inopportuno ripetere l'esperienza del teatro tenda, abbiamo preferito fare con le strutture di proprietà del comune a disposizione quindi della città di Massa, valorizzandole laddove è stato possibile, come appunto è stato fatto, e è stata una scelta mirata per restituire comunque al cittadino quell'atmosfera teatrale giusta e quindi quel luogo dove quel luogo che per destinazione naturale è nato per accogliere determinati tipi di rappresentazione. Allora, la interrompo, la fermo, più che altro restate con noi perché il programma, anche soltanto di domenica, è molto ricco, molte le idee, ma il programma abbraccia tutti i mesi invernali e quindi ne parleremo tra poco con l'assessore Lama, tra poco restate con noi. Quindi, come avete sentito, una puntata sicuramente da non perdere. Per incrementare la raccolta differenziata del vetro, Asmio sta installando nelle frazioni montane, presso le postazioni di raccolta stradale, bidoncini di colore verde dove conferire bottiglie, vasetti e barattoli di vetro. Un'impostazione che sarà estesa anche nel resto del territorio comunale nel corso dell'anno 2019. Inoltre, l'azienda, nell'ottica di una razionalizzazione del servizio, ha provveduto ad implementare nell'area di raccolta domiciliare due strade, via Aprilia e via degli Oliveti, nel tratto compreso tra via Catagnina e via Aurelia Ovest. Il servizio prenderà avvio da mercoledì 5 dicembre, un allargamento che comporterà un maggiore decoro urbano e un generale beneficio ambientale. La nascita di Nausicaa, la nuova multiservizi del comune, è un po' più vicina. Lunedì il vice sindaco di Carrara Matteo Martinelli, titolare della delega alle partecipate, ha coordinato il tavolo tra sindacati, Amia e Apofarma per la firma dell'accordo quadro per la fusione tra le due aziende controllate dal municipio. Il documento riguarda 400 dipendenti tra Amia, Apofarma e quelli che arrivano da Progetto Carrara, che a seguito della fusione manterranno parità di trattamento e di diritti. Non a caso l'accordo è stato sottoscritto sia dalle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, sia da tutti i sindacati di categoria. Un'aula morbida per la scuola d'infanzia di Viale Stazione. La stanza, utile alle attività motorie per i bambini, è stata allestita grazie al contributo della Fondazione Marmo e la collaborazione del Comune di Massa e il Comitato Genitori, ma ce ne parla meglio Benedetta Bianchi. La scuola Fucini di Viale Stazione ha una nuova stanza funzionale alle attività psicomotorie dei piccoli alunni grazie alla donazione della Fondazione Marmo con la collaborazione del Comitato dei Genitori e il Comune di Massa. L'aula morbida, così verrà chiamata, è stata attrezzata con particolari tappeti e rivestimenti protettivi. I bambini dovranno accedervi senza scarpe e con calzini antiscivolo. Una cinquantina di bimbi della scuola dell'infanzia hanno partecipato alla presentazione della stanza alla presenza di Andrea Balestra, coordinatore della Fondazione Marmo, Anselmo Ricci, presidente della cooperativa Gioia, dell'assessore all'istruzione Nadia Marniche, al sociale Amelia Zanti, della dirigente scolastica Alessandra Valsega e alcuni docenti. Alla scuola di Viale Stazione mancano una palestra e spazi in cui far muovere gli alunni, in particolare gli 8 bambini con disabilità e che hanno necessità di bisogni educativi speciali. Per questo motivo il corpo docenti ha proposto il progetto alla Fondazione che ha portato all'allestimento dell'aula morbida, costata circa 7.000 euro. Abbiamo contribuito volentieri e siamo aperti ad altri progetti come questo, ha riferito Balestri. La sinergia che si è creata tra comune e scuola non deve finire qui, il commento dell'assessore Marnica. È importante che ci sia un dialogo affinché possano essere realizzati progetti come questo e idee per il futuro. E proprio al futuro guardano la dirigente della scuola e gli insegnanti, speranzose che l'aula morbida sia solo un punto di partenza e che prosegua il confronto con l'amministrazione comunale e i genitori. Da martedì 4 dicembre, appuntamento al cinema Multisala Splendor di Massa per il nuovo film in dialetto targato Bruno Cantoni. Fate casino che qui di è mortorio, ma ascoltiamo l'intervista a Bruno Cantoni. Siamo ritornati, a volte tornano.
Siamo come facciamo i lavori olimpionici, vediamo ogni 4 anni, perché a monte c'è un grande lavoro con gente che pure facendo altre cose, quindi dobbiamo prendere il loro tempo libero, insomma, comunque ci siamo. Da martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre, con orari martedì e giovedì ore 21, mercoledì, ahimè, 22:30, verranno Give a Night di solito, e ci siamo tutti al Cinema Splendor, fate casino che qui gli è un mortorio. Io sono l'autore, che interpreto, poi c'è il mio amico Paolo Bondielli che ha curato la parte tecnica e la regia, un gran lavoro che lo ringrazio, anche se l'ho visto ora, però lo ringrazio sugli schermi di Antenna 3. E quindi venite, gli ultimi, insomma, ormai siamo agli ultimi giorni, la prevendita, orari di cinema, quindi venerdì dalle 7:30 in poi, però il weekend dalle sabato e domenica dalle 2:30 in poi fino. Però non è una cosa promozionale, veramente sono rimasti pochi biglietti, quindi chi ha intenzione datevi un'arguagliata, io lo dico in masseso, così. E detto questo, io penso. Un'anticipazione sulla storia si può avere? Sì, a grandi linee, perché giustamente è ambientato nel mondo della scuola, con i suoi aneddoti, le sue momenti della scuola, come una sostituzione di un vetro. Più c'è in mezzo una storia che non. Si parla anche un po' d'amore, si parla d'amore fra una risata e l'altra, e quindi venite numerosi, che noi vi aspettiamo. E niente, detto questo, io colgo l'occasione per tempo, però visto, di farvi a tutti i telespettatori di Antenna 3, faccio già tanti tanti auguri di buone feste, e quindi venite a farvi 2 risate, va bene? Grazie. E vi aspetto. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, tra poco. In giro c'è aria di Natale. Prepariamoci insieme per creare l'atmosfera perfetta. Luci, addobbi, alberi. A proposito, per i regali di Natale vi abbiamo riservato offerte strepitose. Qualche esempio? Climatizzatore 12.000 BTU con pompa di calore a 199 euro. Stufa pellet con potenza termica 7,5 kW a 499 euro. Box doccia in cristallo da 6 mm a 99 euro. Questo e molto altro, affrettatevi, l'offerta è limitata, solo dal 22 novembre al 2 dicembre. Dal 1 dicembre al 31 dicembre, Pietrasanta è la città del Natale. È la città dello shopping e dei mercatini a tema più belli della Versilia. È musica e concerti, presepi e proiezioni spettacolari. È eventi, arte e cultura con i suoi celebri musei e la mostra di Romano Cosci. E ci sono anche Babbo Natale e gli Elfi del Bosco. E per Capodanno, tutti in Piazza Duomo a festeggiare il nuovo anno. Dall'1 dicembre al 31 dicembre, Pietrasanta ti aspetta. Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, rifle, giubbotteria Canadiens e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui, abiti uomo lebole e camiceria cassera, e per lei, la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119 a Massa.
Benvenuti da MB Garden. Benvenuti in un Natale dove le tradizioni si vestono di glamour. Abeti di tutte le dimensioni fanno da cornice a stelle, ciclamini, orchidee e a fiori e food. Le nostre nuovissime composizioni regalo, in cui puoi abbinare la tua pianta preferita a vini, oli, miele e tanti altri prodotti genuini made in Italy, per un dono davvero unico. MB Garden, un Natale speciale. Via Aurelia Ovest 295 a Massa. Non perdere dal 9 al 16 di dicembre, la festa dell'orchidea. Soldi per il patrimonio storico culturale delle Alpi Apuane, pubblicati due bandi dal Parco regionale delle Alpi Apuane per interventi di recupero, restauro, ristrutturazione e ripristino. Sentiamo. Ammonta a 75.000 euro la cifra che il Parco regionale delle Alpi Apuane ha stanziato per la concessione di contributi finalizzati ad interventi materiali sul patrimonio storico-culturale presente nelle Alpi Apuane. Si tratta di interventi materiali di recupero, restauro, ristrutturazione e ripristino del patrimonio storico-culturale presente prioritariamente all'interno del Parco regionale. I borghi delle Apuane sono ricchi di tesori e piccole e grandi testimonianze significative per le comunità locali che noi vogliamo riportare alla luce, commenta il presidente del Parco delle Alpi Apuane, Alberto Putamorzi. Nasce da qui l'idea di aprire questo canale di finanziamenti. Un ponte, una piccola maestà e altri manufatti potranno tornare all'antico splendore e contribuire a valorizzare il nostro patrimonio, ha continuato il presidente Putamorzi. Destinatari dei contributi saranno gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni anche in forma associata, purché non aventi scopo di lucro, con priorità per quei soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua. Emesso dal parco anche un altro bando per la concessione di contributi finalizzati ad interventi sulla sentieristica delle Alpi Apuane, gestita dalla sezione del CAI per un totale di 10.000 euro. Le cifre da cui partiamo, precisa Putamorzi, se ci fosse necessità e grande adesione, possono essere elevate fino a 100.000 euro per il bando che riguarda gli interventi al patrimonio e a 14.000 euro per il bando destinato alle sezioni CAI. Entrambi gli avvisi sono consultabili sul sito dell'ente www.parcapuane.toscana.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 24 dicembre 2018 unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it. Un incontro a scuola per parlare di dipendenza da alcol e droghe. Succederà venerdì 30 novembre al Liceo Pascoli in una tavola rotonda organizzata da CESVOT. Giulia Baldino. Incontro al Liceo Pascoli di Massa con gli studenti venerdì 30 novembre dalle ore 10. L'incontro sarà una tavola rotonda organizzata da CESVOT Massa Carrara per discutere dell'alto rischio sociale del fenomeno dell'abuso di alcol e droghe. Il titolo dell'incontro infatti sarà «Dipende da cosa?». L'iniziativa, come dice il titolo stesso, vuole essere un momento di confronto sul tema delle dipendenze tra operatori sanitari e volontari di associazioni che quotidianamente si impegnano a favore di queste problematiche, sempre più in aumento soprattutto tra i giovani, commenta Giovanni Giovannini, presidente della delegazione di Massa Carrara. Ecco infatti perché abbiamo scelto di realizzare questa tavola rotonda all'interno di una scuola superiore. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, il fenomeno del consumo di stupefacenti in provincia è stabile negli ultimi 5 anni, con Massa Carrara al 6° posto tra le province toscane. Da uno studio condotto dall'Agenzia Regionale di Sanità, emerge invece che la metà dei ragazzi ha avuto almeno un episodio di ubriacatura nell'ultimo anno. Questa percentuale cresce in modo preoccupante con il crescere dell'età, passando dal 20% dei 14enni al 68% da 19enni in su. Nel corso dell'incontro interverranno molti professionisti del settore e a moderare l'incontro sarà Gianluigi Fondi, vicepresidente CESVOT della delegazione di Massa Carrara. L'iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Ed ora vediamo insieme la rubrica degli auguri.
Si avvicina il Natale e c'è tra i cittadini massesi chi ha tanta fantasia e ha già dato libero sfogo agli addobbi natalizi in piazza Garibaldi e soprattutto ha allestito la terrazza di Natale. Aveva annunciato qualche giorno fa che l'avrebbe fatto, ecco, è stato di parola, vediamo insieme quindi le immagini. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. E davvero tanti complimenti a questo nostro concittadino che ha creato davvero un'atmosfera natalizia molto bella in Piazza Garibaldi. L'Accademia dei Rinnovati di Massa, in collaborazione con la casa editrice Eclettica Edizioni, organizza per venerdì 30 novembre alle 17.30 a Villa della Rinchiostra la prima presentazione del libro di Paolo Giannotti in uscita in questi giorni e dal titolo. Lo spettacolo è sospeso perché è andata via la scossa, storia molto confidenziale del Teatro Guglielmi. Interverranno l'autore e l'avvocato Massimo Dalle Lucche. Ed ora linea alla rubrica dedicata al meteo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 29 novembre. Al mattino un cielo sereno su quasi tutto il territorio, poi qualche nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature subiscono un ulteriore calo, ma i venti soffiano deboli e il mare resta poco mosso. Venerdì, nuvolosità sparsa al mattino con graduale peggioramento in giornata e temperature ancora in diminuzione. I venti però restano deboli e il mare poco mosso. Nel fine settimana, tempo variabile con temperature stazionarie. I venti soffiano ancora deboli e il mare resta sempre poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci a tutti.